Ok, stiamo andando, un secondo solo ancora. Oh, eccoci lì, le belle faccette che abbiamo. Eccoci, ci siamo. Perfetto. Ottimo. Allora, vediamo se stiamo andando anche dove dovremmo andare in diretta. In cross posting. Intanto do un buonasera a tutti, a chi c'è e anche a chi arriverà dopo, perché questa diretta sarà ovviamente registrata e rimarrà su Facebook. Allora, vediamo un po'. Vabbè, in teoria ci dovrebbe andare per i fatti suoi, ma la possiamo fare, guardare. Ok. Ok, prove tecniche, ce la possiamo fare. Allora, condivisione anche su Dancircle in Italia, poi vado in condivisione dentro l'evento per chi va nell'evento, poi imparerò sempre meglio. Su Dancircle Milano l'hai fatto te, Sì. e ora vado anche nella mia bacheca personale e poi basta, direi. Ok, allora, ok, ci siamo. Allora, buonasera a tutti, io sono Arcil Filippo Chiostri, siamo insieme a Stefano Ciceri. E questo è il primo di diversi incontri che faremo in cui diciamo approfitto del lancio che sta accadendo in questo momento del libro Drum Circle Facilitation, Sviluppare la comunità tramite il ritmo, che sta venendo finalmente pubblicato anche in italiano con una campagna di raccolta fondi su Indiegogo. Per intervistare dei facilitatori del team di facilitatori italiani per farci raccontare un po' del loro approccio con il Drum Circle facilitato e anche durante questa intervista e anche quelle successive parlare anche di come questo libro ha influenzato la loro esperienza di diventare facilitatori o dopo avere, diciamo, partecipato ai training di facilitazione. E poi ovviamente chiederò a Stefano e anche nelle prossime interviste quali sono i progetti rispetto anche a tutto quello che sta succedendo in questo momento in Italia e nel mondo. Quindi in questo incontro partiamo dal conoscere un po' Stefano, sentire che cosa ci vuole raccontare della sua esperienza con il cerchio di percussioni facilitato, per poi muoverci in un tentativo di visione per il futuro. Ciao Stefano, buonasera, Magistro. benvenuto. Ciao a tutti, grazie dell'ospitalità. Che dire? Beh, intanto chi sono? Faccio delle domande, diciamo, prestabilite, nel senso Va benissimo, che in ok. modo tale da seguire una cronologia. Quindi la prima cosa che mi interessa è far sapere chi sei e dove operi, soprattutto qual è il tuo brand, come ti presenti al mondo. Vai! Ok, va benissimo. Allora, io sono a Milano, quindi opero nella zona di Milano e limitrofi, ma approfitto anche della mia compagna Rita che è a Rimini, per cui ho la seconda possibilità, seconda chance di operare. Ho iniziato come facilitatore nel 2018 e mi propongo al pubblico come Drum Circle Milano, realtà che vorrebbe diventare anche un attimino punto d'incontro per gli altri facilitatori milanesi, appena la possibilità di muoversi in giro ce lo concederà. E altro?
Cos'altro posso raccontarti? I programmi per il futuro abbiamo detto che li vediamo dopo. Mi senti? Funziona? Abbiamo qualche problema tecnico? Va bene, fa niente, dai. Vado avanti a raccontare qualche cosa di me. Sicuramente rientro tra quelle anime inquiete. Aspetta, ci sono, eccomi. Ah, Sì, scusami, vai. ma non stavo riuscendo ad ammutolire l'audio della diretta Facebook e ovviamente non posso sentire il tuo audio da due luoghi contemporaneamente, anche perché non essendo sincronizzati non capivo quasi più nulla di quello che dicevi. Allora, no, quindi di base. Sono già 2 anni che sei facilitatore, hai offerto tantissimi Drum Circle a Milano e anche a Rimini, dicevi. So che hai fatto anche un po' di esperienza in delle aziende, però quello che mi preme soprattutto subito chiederti è come hai scoperto il cerchio di percussioni facilitato secondo il metodo di Arthur Hall, cioè eri lì, camminavi per la strada e cosa è successo? E cosa è successo? Mi sono ritrovato invitato a partecipare a questo primo Drum Circle. È successo circa 10 anni fa e a quei tempi facevo parte della folta schiera di persone italiane che dopo aver suonato il flauto e la chitarra in qualche modo alle scuole medie non aveva poi mai suonato assolutamente nulla. E scoprire che dopo mezz'ora ero all'interno di un'orchestra di percussioni insieme a persone sconosciute e insieme facevamo musica, è stata un'esperienza assolutamente meravigliosa. E in quel momento ho detto: cavolo, voglio farlo anch'io. Dopodiché, cioè, è servito un po' di tempo per trovare l'occasione giusta che è accaduto, si è manifestata appunto nel 2018. Ok, quindi ci è voluto un po', ok, quindi hai fatto l'esperienza, poi è rimasta a sobbollire sotto finché a un certo punto non ti sei lanciato. Non ti sei lanciato, io voglio dire che Stefano è anche un conduttore di yoga della risata, credo Yoga della Risata Italia, quindi proprio del network, diciamo, nazionale, e non solo, ma sei anche un insegnante di paracadutismo. Quindi Esatto. lanciavi già Sono da tempo tante situazioni e ti sei lanciato pure in questo training. esattamente. Sono Ok. un'anima inquieta, devo sempre fare qualche cosa di nuovo, di strano, e poi vedo di mettere insieme le passioni e farle diventare un'attività. Senti, vabbè, cosa hai fatto? Ti sei iscritto a questo training e poi hai partecipato al tuo primo training di 3 giorni con me, ok? E Esatto. poi ti sei appunto lanciato, nel senso hai cominciato subito a facilitare a Milano. Senti, ti va di raccontarci un po' quali sono gli elementi che ti hanno colpito anche così tanto da volere proprio scatenarti in questa cosa, perché ovviamente ognuno poi prende dei tempi diversi, ma te sei proprio uno di quelli che si è lanciato subito, a facilitare. Quali sono gli elementi che ti piacciono tanto di questa cosa? Allora, sicuramente tantissimo poter far scoprire a persone che assolutamente non avrebbero mai pensato di poter suonare uno strumento musicale quanto sia bello farlo, quanto sia facile farlo e quanto possa far star bene sia la persona che la persona all'interno del gruppo. Scusate. Quello ritengo che sia veramente una delle cose fondamentali. Ogni volta che si conduce un drum circle, si vedono persone che arrivano che sono sconosciute tra loro, hanno un minimo di diffidenza, di timore a iniziare a suonare, e dopo pochi minuti vedi che il volto comincia a diventare sorridente e vedi uscire delle persone assolutamente felici dopo un'ora di attività. Quindi quello assolutamente è bellissimo. Ed è una cosa che ritengo fondamentale in tutte le mie attività, di far provare a chiunque una cosa che non ha mai provato almeno una volta nella vita.
Ok, senti, tu non sei un musicista, anche se so che studi la batteria, o no, perché hai detto anche prima che passavi dal flauto delle medie a un deserto praticamente, a parte andare a concerti degli altri, quindi non sei un musicista, quindi è una cosa un po' strana, no? Perché spesso chiedono, ma si può diventare facilitatori senza essere musicisti? E evidentemente sì, ok. Ma quindi, per esempio, non lo so, ci sono musicisti che diventano facilitatori, ci sono persone ovviamente che uno arriva con una competenza pregressa e decide di facilitare e guarda, osserva con, diciamo, i suoi occhiali, con quello che è il suo modo di leggere il gruppo. Quindi, se tu non leggi e non interpreti i messaggi tanto a livello musicale all'interno del drum circle, quali sono le correnti, le onde, ciò che ti aiuta? Perché ovviamente io sento anche dei giudizi, no? Magari da qualcuno che ha paura di intraprendere questo percorso e dice: no, ma io come faccio che non, appunto, non conosco la musica? Cos'è che ti guida? Beh, verrebbe da dire magia. In effetti è una sensazione che difficilmente riesci a descrivere. Quando entri nel cerchio mentre le persone stanno suonando, ti rendi conto che diventi veramente un pezzo di quell'entità che si è formata in quel momento. Come si impara poi durante il corso, bisogno di sviluppare un attimino quello che è la nostra visione, l'ascolto e il feeling, cioè sentire che cosa sta succedendo. E il fatto di non essere musicista, sì, in effetti potrebbe intimorire qualcuno che può essere interessato a diventare facilitatore. Beh, posso tranquillamente dire di buttare via senza problemi questo timore perché assolutamente non è fondato. Il bello della tecnica, secondo il mio punto di vista, secondo la mia esperienza, è che ti fornisce una serie di strumenti semplici da usare, una scaletta semplice da portare avanti, e a quel punto diventa necessaria solamente la fiducia nel metodo. Può sembrare che seguire una scaletta definita tolga la possibilità di esprimersi, tolga la possibilità di mettere qualche cosa di nostro, in realtà è esattamente il contrario, perché nel momento in cui ti affidi alla tecnica e segui quello che impari durante il corso, assolutamente puoi mettere tutto quello che è di tuo. E soprattutto, istante per istante, puoi adattarti a quello che ti sta chiedendo il gruppo. Ok, quindi okay, usare la mappa senza considerare la mappa come il territorio, che è un po' una frase fatta del corso, ma che è la verità. Ok. Poi vabbè, ovviamente io come trainer lo voglio dire per chi ci sta ascoltando, che magari è un musicista, noi come scuola internazionale ovviamente suggeriamo, e questo è poi quello che comunque succede a tutti i facilitatori, ci sono tre livelli in cui vogliamo piano piano diventare più esperti o comunque rafforzarci. Uno è ovviamente la capacità di gestire un gruppo di persone, di sconosciuti che si ritrovano insieme, sia per valorizzare quello che diciamo sta funzionando bene, sia anche per gestire se ci sono delle situazioni musicali o emozionali che potrebbero non essere percepite come facili, e questa è una parte, quindi la presenza nei confronti dei partecipanti. Poi la parte ovviamente delle tecniche di facilitazione, che è quello che ti viene insegnato nel corso, di cui poi avrai bisogno di un tirocinio mentre lo porti nel mondo, quindi delle cose saranno più facili all'inizio e poi diventeranno più facili dopo. E poi ovviamente anche un po' riconoscere la musica, nel senso che io ho visto anche persone che non avevano il senso del ritmo diventare dei bravissimi facilitatori, ma anche perché, almeno questo è il mio parere, la gioia che si sperimenta
in un cerchio di percussioni, soprattutto anche facilitandolo, è che la volta dopo sicuramente vuoi farlo meglio ancora della volta prima, perché è stato talmente, per le volte che è stato solo bello, per le volte in cui magari c'è stato un po' di difficoltà, vuoi migliorare. Quindi, per esempio, magari avere, se sei già un musicista, poter leggere e riconoscere i vari stili musicali che affiorano dai corpi delle persone è un ottimo modo. Se non lo sei, probabilmente vuoi anche allenarti un po' in modo tale da poter valorizzare quello che accade, che è un po' anche quello che è successo a te, mi sembra, nel senso che a un certo punto hai iniziato a studiare la batteria o comunque qualcosa. Sì, infatti, vabbè, avevo iniziato pochi mesi prima a studiare batteria, per un caso avevo conosciuto il mio insegnante di batteria a tavola in una birreria, quindi è stata una cosa assolutamente casuale. Dopodiché, mi viene da dire purtroppo, la musica è una droga da dipendenza, per cui finisci per riempirti la casa di strumenti musicali e anche se non sei un musicista, ogni tanto ti metti lì, ti concedi 1 o 2 ore a giocare con uno strumento. Quindi è piacevole imparare anche pian piano, senza. Cioè, ecco, tornando alla mia esperienza di non musicista, poter iniziare a 50 anni a suonare qualcosa è possibile, tranquillamente, una cosa a cui uno non deve rinunciare. Non c'è da avere il timore di affrontare la cosa, se vabbè, non sono portato, non l'ho mai fatto, non riuscirò mai a farlo, ci vuole tempo. No, basta provare il piacere di farlo, semplicemente. Ok, bene, benissimo. Ma io poi non lo voglio dire, ma te addirittura hai deciso proprio di cambiare la tua vita con questo drum circle. Raccontaci un po'. Sì, assolutamente sì. Pre-Covid, purtroppo, per fortuna. Assolutamente. E, beh, diciamo che c'è stato un momento della mia vita in cui l'azienda in cui lavoravo ha cominciato ad andare a rotoli e ho deciso di trasformare le mie passioni nelle mie professioni. Quindi sia il drum circle, che lo yoga della risata, che il paracadutismo sono diventate la mia attività, il mio lavoro. Disgraziatamente il 2020 ha detto che dovevamo prenderci tutta una pausa, tutti quanti una pausa, e decisamente si sta facendo molto meno. Però stiamo continuando a seminare e a prepararci a che succede qua? Io intanto condivido delle foto di Stefano Grazie. che Ok, questo facilita. qua è il drum circle più grosso che ho condotto al congresso nazionale di yoga della risata con un centinaio di persone e ho iniziato a, diciamo, a contaminare un ambiente con le attività di un altro, quindi a portare il drum circle all'interno delle sessioni di yoga della risata. E direi che la cosa è stata ben accetta, ben gradita dai presenti. Infatti, diverse delle persone che si vedono nelle foto poi hanno partecipato a altri drum circle. E forse si vede una persona che è facilitatrice, che è qua nel gruppo. Eccola qua. Si è indicato col dito, ma chiaramente non poteva vedere Ma nessuno cosa ho indicato. la conosco io? Dov'è? Sì, Ah, è capelli. E Rita anche. Rita che l'ho diventata nell'ultimo corso. ok, ma Stato come potete deciso. vedere, la gente sorride nel drum circle. È ovvio che il fotografo non pubblica foto in cui le persone magari non sorridono, ma una delle cose, ah, ho capito forse chi intendi. Aiuto, non mi viene. Sai indovinare il nome? Sì,
Dove La avevi facilità. il pointer? Ok, va bene, non importa. La cosa più incredibile anche per me sempre, e ovviamente ragazzi, chi ci ascolta deve provare un cerchio di percussioni facilitato appena sarà possibile rifarli, e ovviamente inizieremo a rifarli con le mascherine probabilmente, anche se per un periodo, siccome i musicisti hanno avuto la deroga durante l'estate, per esempio, potevano fare anche in alcune regioni il drum circle senza mascherina. Comunque la cosa è che è una delle attività in cui la gente sorride per un'ora di seguito, e gli si stampa il sorriso sulla faccia e non lo molla più, e devo dire che questa è una delle cose più incredibili per me anche, che ogni volta mi stupisce tantissimo, perché è proprio il dono di vedere la gente felice suonando. Ma ti vorrei chiedere, Stefano, che è una domanda un po' che farò a tutti, anche perché è molto interessante sentire il punto di vista di ognuno. Allora, diciamo che abbiamo avuto questa esplosione del drum circle in Italia dal 2017. Diciamo, ci sono stati dei pionieri nel 2000 che si contavano sulle dita di una mano, capitanati, guidati, condotti da Roberta Aramini di Aramini Strumenti Musicali. Poi c'è stata una fase un po' più silenziosa, comunque era un periodo in cui non c'erano neanche i social praticamente ancora, quindi non si sapevano le cose così facilmente. E poi a un certo punto ci sono stati, grazie a Lorenzo Rompato, che sarà uno degli intervistati una delle prossime volte, c'è stato un primo training, con Arthur Hall in Italia nel 2011. Poi, grazie alla Bottega delle Percussioni, che mi ha aiutato ad organizzarne, ben sei, c'è stato dal 2017 un boom. E questo boom di nuovi facilitatori ha continuato a crescere finché purtroppo è arrivata la tempesta Covid, e quindi ognuno ha cercato un po' di barcamenarsi, di vedere come fare. Ovviamente una delle sofferenze più grandi è sapere di avere un metodo che porta un sacco di gioia, lascia andare lo stress, eccetera, e non poterlo usare con le persone. E vorrei sapere proprio da te che ci racconti, perché io ovviamente io sono il pubblicitario di me stesso, e se ne posso parlare solo bene, però qual è il tuo parere di come potrà esserci utile? Supponiamo che a marzo, a fine marzo, anche per una curva spontanea di calo delle malattie che sono tipiche dell'inverno, che si possa piano piano cominciare a riuscire. Come mai è così importante questo metodo? Allora, sicuramente perché consente in pochissimo tempo di avvicinare le persone, avvicinarle in tutti i sensi, proprio avere persone all'interno dello stesso ambiente che condividono una cosa bella fatta in compagnia. È quello che probabilmente di più sta mancando in questo momento le persone, è proprio la condivisione, poter fare cose insieme. I drum circle penso che siano, diciamo, un'arma vincente per combattere questo, cioè quello che sarà il periodo post-Covid. Adesso in autunno stavamo già preparando un po' di date, stavamo già cominciando a ripianificare l'attività e ci siamo trovati a doverci fermare nuovamente. Però penso che ci sia un grandissimo potenziale, un grandissimo interesse. Ok, quindi diciamo anche te stai pronto col binocolo per vedere all'orizzonte quando è possibile, diciamo, Sì. far sapere alle persone di questa cosa. Ah, sì. Se Senti, ti posso, allora, certo. ti posso fare un paragone con un'altra delle mie attività, che è il paracadutismo. Nei pochi mesi di riapertura dell'attività, nel 2020, è stato fatto praticamente lo stesso numero di lanci fatto nel 2019.
Wow. Quindi l'agente non ne poteva più di non poter fare le cose, si è sfogata. Sicuramente appena sarà possibile tornare a fare anche la nostra attività, fare i drum circle, confido in una partecipazione assolutamente elevata delle persone. Ok, quindi la cosa sarà riuscire a farlo sapere, far sapere in giro e convincere la gente almeno a entrare in quella sala. Poi dopo, quando sono dentro, sono fregati. L'importante è fare il primo passo, che è entrare Ok. nella stanza. Esatto. Senti, e passando alla faccenda del libro, questo libro di Arthur Hall che viene suggerito come lettura, un prerequisito non obbligatorio, ma come lettura prima di partecipare ai training di formazione. Purtroppo, essendo un libro per me molto bello, ma anche un manuale per le persone che non hanno pratica con l'inglese, è sempre stato un po' difficile in questi anni obbligare se stessi a leggerlo. E adesso, il 15 febbraio, lo pubblicheremo in italiano e sta appunto andando avanti questa campagna di raccolta fondi per pubblicarlo, che anche fa da prevendita con uno sconto del 30% di questo libro, più altre possibilità. Eventualmente poi, se volete, potete andare a vedere, basta andare sul sito indiegogo.com e cercare Drum Circle Facilitation. E tu sei uno di quelli che l'hanno letto e ora, io non ce l'ho qua in mano perché c'è una persona che sta facendo la revisione della traduzione e stiamo condividendo la copia ed la mia è praticamente distrutta perché l'ho letto 10.000 volte, soprattutto il primo periodo. E mi piacerebbe sapere da te qual è la tua esperienza con questo libro, prima, durante e dopo, se c'è qualcosa che ci vuoi raccontare. Certamente sì. Beh, prima di tutto sono contentissimo che diventi disponibile in italiano proprio per dare la possibilità a tutti di leggerlo e avere in mano questo strumento che è utilissimo. È decisamente molto bello, utile e interessante perché prende in considerazione sia l'esperienza umana di Arthur Hall, nel periodo in cui sviluppa la tecnica, traspare la sua intenzione, che non è quella tanto di spiegare come condurre un drum circle, ma perché farlo, tutto il bello che ci può essere in quell'attività. Un pezzo che ritengo fondamentale di quel libro, se non ricordo male, a pagina 22, in un rettangolino grigio, e a grandi linee la traduzione in italiano è cioè suonare percussioni è uno dei modi più semplici per portare la pace nel mondo, che è una visione forse estrema, però a piccoli passi è molto interessante la possibilità di unire le persone, farle colloquiare, farle lavorare insieme, sicuramente porta pace all'interno di un gruppo. Facendo diventare più grande il gruppo, chiaramente vengono condivise le cose e vengono meno possibili motivi di conflitto tra le persone. Quindi è una visione assolutamente bella. Per quello che riguarda la parte tecnica, beh, ritorno a quello che dicevo prima, ti dà assolutamente tutte le basi necessarie per condurre in tranquillità un circolo, per imparare tutto quello che è necessario, anzi, volendo va pure oltre. Ok, quindi dici che da una parte contiene elementi che sono ispirazione, quindi ti lanciano una visione del futuro, dell'uso delle percussioni come per il diciamo, miglioramento della relazione all'interno della società e poi ti dà anche gli strumenti proprio per farlo, questo stavi dicendo. Esattamente. Ah, in dei momenti ti ha aiutato, in dei momenti critici, che non sapevi più bene come muovere, perché ovviamente, cioè,
Io non so se l'hai letto prima di venire al training, se l'hai letto 5 anni prima di venire al training e poi se l'hai riusato anche dopo, tornato a casa. Sì, allora l'ho letto un mese prima, l'ho ripreso in mano spesso quando avevo bisogno di andare a crearmi dei ganci, come dire, trovare dei punti solidi che mi mancavano nella conduzione dei primi drum circle. E anche adesso ogni tanto lo riprendo in mano, e comunque rileggendolo trovi sempre qualche cosa che ti riesce a ispirare. Ok, grazie. Senti, ma se tu dovessi fare una pubblicità di 15 secondi, compratelo perché? Perché è bello. Perché è bello, perché assolutamente è una lettura utile, perché dà degli spunti assolutamente interessanti, anche se uno non volesse diventare facilitatore di Drum Circle, è comunque una lettura interessante. C'è comunque da imparare parecchio. Ok, Non so, sono sì, a impiegato qualcun altro? 15 secondi, probabilmente di meno. Sì, perfetto. No, no, perfetto, perfetto. Qualcuno mi diceva proprio che è un libro che appunto ti dà. C'è un sacco di filosofia, cioè nel senso c'è un sacco di tecnica, un sacco di esercizi e un sacco di filosofia e apre proprio una porta che, vabbè, alcuni di noi prima hanno appunto si sono iscritti ai training e poi hanno digerito il libro, qualcuno invece prima ha letto il libro e poi piano piano si è avvicinato. E però ecco, è proprio come una freccia che punta a una realizzazione che probabilmente abbiamo tutti nel cuore, cioè stare bene con gli altri. Stare bene con se stessi e stare bene con gli altri e creare delle opportunità per cui il benessere sia proprio condiviso. Cioè, non so, mi viene in mente questa frase che non so quanto è vera, chi l'ha inventata, chi no, però una frase che si ritenga risalire alle popolazioni tribali in generale, che se un sogno riguarda solo te è un incubo, non è un sogno. Perché nei villaggi, nelle tribù, soprattutto perché molte le persone dormivano anche spesso tutte insieme in delle grandi tende, i sogni erano collettivi. Cioè, adesso addirittura c'è qualcuno che prova a fare sogni collettivi. Ci sono delle esperienze in cui qualcuno suona musica soft tutta la notte, la gente dorme insieme e poi provano a vedere se riescono a fare sogni collettivi, che era un'esperienza di telepatia, diciamo, nei villaggi e la cosa era: se un sogno è solo tuo è un incubo, non è un sogno. E siccome suonare insieme tamburi e percussioni è l'unico momento in cui possiamo parlare tutti contemporaneamente e capirci, è proprio il cuore di quello che è la possibilità di creare qualcosa insieme di positivo per tutti, dove non ci sono perdenti, no? Una delle cose che mi piace tanto. Ok, e direi che sono già un po' più di mezz'ora che siamo qua. Sappiamo che siamo appassionati di questa cosa, però non so quanto vogliamo ancora andare avanti, ma sicuramente, al di là di parlare bene del Drum Circle e di questo libro, che veramente io consiglio a tutti, come hai detto tu, Stefano, anche a persone che non vogliono diventare facilitatori di Drum Circle, perché ci sono inseriti concetti sulla gestione armonica di un gruppo. Cioè, esistono delle tappe nella psicologia collettiva che ogni gruppo attraversa quando si ritrova insieme per un progetto. E se tu riesci a leggere a che stadio è il gruppo con cui stai lavorando, puoi applicare la coscienza di facilitazione del drum circle all'interno anche di un team che non stia usando strumenti musicali. Nello stesso tempo, ovviamente, come ho fatto io all'inizio, gli esercizi contenuti possono essere usati anche in contesti di musica semplice, un modo diverso per incominciare lezioni di musica, un modo diverso per iniziare un meeting anche soltanto con un esercizio, senza che uno debba diventare un direttore d'orchestra, no? Per
Quindi il libro è pieno di trucchi, strumenti e ispirazioni. Ma appunto, per non stare, voi tu lo sai, io parlerei per ore, ti vorrei chiedere cos'è che proprio hai in progetto per il prossimo anno? Cioè, l'anno scorso tenevi Drum Circle soprattutto alla Leopolda, no? Lì a Milano. Alla fabbrica del vapore Scusa, alla e Fabbrica del Vapore, esatto. Se tu, immagino che tu sia uno di quelli che rilanceranno, cioè una volta che vai ancora più di prima, quindi che progetti hai? Allora, visto che hai alzato la palla, ne approfitto primo per ringraziare Claudia Mazzei, che è facilitatrice, che mi ha dato anche la possibilità per parecchio tempo all'interno della fabbrica del vapore condurre Drum Circle. Il suo aiuto chiaramente è stato assolutamente fondamentale e approfitterei di questo anche per dire che la comunità dei facilitatori in Italia è utilissima, è una famiglia per chi inizia. Perché se qualcuno è intimorito può sempre chiedere aiuto a un altro facilitatore. E invece, per quello che riguarda i programmi per il futuro, in questo periodo potrebbe non essere una parola bellissima, però contaminare, cioè portare l'attività all'interno di più ambienti possibili. Ponendo la domanda, ma se nel tuo gruppo, nella tua comunità, nella tua azienda, nella tua associazione si potesse fare questa cosa, come si comporterebbero le persone? Che cosa cambierebbe nel rapporto delle persone? E sentire la risposta, così come quando il cerchio ti chiede qualche cosa, sentire che cosa ti viene chiesto e metterlo a disposizione. Ok, quindi allora di sicuro, vabbè, ovviamente adesso aspettiamo la fine del caos natalizio fino a oltre la Befana e poi probabilmente, magari non ancora dentro il mese di gennaio, però probabilmente sulla pagina, la pagina di Stefano su Facebook, perché ovviamente essendo un evento sociale usiamo i social più usati. E quindi la pagina di Facebook di Stefano è Drum Circle Milano, quindi vedremo le tue proposte, probabilmente a un certo punto uscirà un calendario di eventi. Spero. Ok? E speriamo il più presto possibile. Quindi per chi abita a Milano e anche comunque in provincia o comunque in Lombardia, sappiamo che in Lombardia tanta gente abituata a guidare più di un'ora, un'ora e un quarto per andare al lavoro, è interessante anche guidare un'ora e un quarto per andare a farsi un bel drum circle. E quindi rimanete sintonizzati con la pagina di Stefano. Sappiate se volete organizzare degli eventi appunto su Milano quando sarà possibile, ma anche in previsione, perché uno può farsi una timeline e dire ok, io da aprile. Sapendo che comunque anche poi con questa cosa dei vaccini, se funzionano e se andrà tutto bene, probabilmente ci sarà un'espirazione, un rilassamento nella popolazione, potete anche invitare Stefano e chiedergli di venire nella vostra associazione, nel vostro ente, di organizzare qualcosa. Ovviamente il cerchio di percussioni è aperto a bambini, adulti, anziani, persone diversamente abili. Stefano e gli altri facilitatori hanno le competenze necessarie anche per farsi affiancare da persone che siano più esperte di loro nell'ambito specifico, quindi se c'è bisogno di lavorare insieme con uno psicologo, si introduce anche lo psicologo a seconda dove c'è resilienza o meno. Quindi state in sintonia con Stefano. Stefano, c'è qualcos'altro che vorresti dire? Ah, mi viene da dire uno, due, tutti insieme. Uno, due, tutti insieme. Beh, no, Ok. volevo ringraziarti per l'ospitalità, per questa chiacchierata, ringraziare
tutti quelli che hanno assistito, che ci guarderanno, ci ascolteranno nei prossimi giorni. E spero di vedere tutti quanti dal vivo il più presto possibile. Ok, benissimo. Allora, io anch'io lancio, grazie Stefano, grazie se hai rotto il ghiaccio per questa serie di interviste. E, io approfitto un attimo di nuovo per ricordarvi che una cosa buona per ora che non ci possiamo trovare è farsi ispirare da questo libro su Indiegogo. Avete anche il link qui alla presentazione di questo video, in fondo alla descrizione di questa intervista c'è il link www.igg.me/at/libro-dcf, quindi libro Drum Circle Facilitation. E state sintonizzati perché oggi è la prima intervista e poi avremo mercoledì sempre alle 18 Giorgia Vanessa Colombo con la sua intervista, poi avremo il 27 sempre un'altra intervista con Greta Liprandi e il 29 con Cesare Pastanella ed altri che spunteranno, che so che si stanno preparando e stanno vedendo un po' quali saranno le date in cui sono disponibili. Vogliamo fare un po' di cultura in previsione di questa opportunità di utilizzare questo strumento di grande rafforzamento sociale e quindi anche se volete che facciamo delle domande ancora più specifiche ai facilitatori, scrivetelo poi nei commenti. Questo video sarà visualizzabile a oltranza per chi ha voglia, che non l'ha potuto vedere tutto, anche successivamente. Ovviamente una cosa imparare tramite il libro, una cosa imparare tramite il libro più training esperienziale. E quindi sappiate che a marzo, dal 19 al 21, ci sarà un training di 3 giorni con me a Brescia, da Cavalli Musica, che è anche un prerequisito per avere l'accesso. Attraverso questo training potete imparare a facilitare, quindi finisce la domenica e lunedì, se avete gli strumenti e anche se non li avete, potete andare e provare subito con un gruppo di persone a facilitare. E in questo caso è anche un prerequisito per entrare in un percorso più approfondito dell'uso della musica per il benessere, condotto da Diana Tedoldi ed il team di Drum Power, e questo percorso si chiama Rhythm Ambassadors, che accadrà nei mesi successivi. E poi la grande opportunità di quest'anno è che, supponendo che a luglio dall'America le persone potranno volare, abbiamo organizzato il training intensivo di 6 giorni con Arthur Hall, che è il fondatore del metodo, l'autore del libro, la nostra ispirazione mondiale, ed ha insegnato a più di 12.000 facilitatori in tutto il mondo, è conosciuto in tutto il mondo, milioni di persone hanno suonato nei loro drum circle e hanno migliorato la qualità della loro vita, almeno per un'ora della loro vita, grazie alla sua intuizione che ha avuto alla fine degli anni 60. E Arthur ha più di 73 anni, siamo riusciti ad agganciarlo, a farlo, a organizzarci per farlo venire in Italia, quindi se volete imparare con la sorgente sappiate che ci sarà questa possibilità. Quindi rimanete sintonizzati con Drum Circle in Italia secondo il metodo di Arthur Hall, Drum Circle Spirit, basta cercare e troverete. Bene, grazie Stefano, grazie a tutti e ci vediamo per la prossima intervista. E seguite Drum Circle Milano, perché a Milano ci vuole un bel Drum Circle almeno ogni 15 giorni, bisogna farselo in modo da stare bene. Minimo. Ciao, grazie. Ciao. Ciao Stefano. Ciao.